Cinzia Franciò per il quotidiano La Provincia. Che cos'è un'ernia e quando diventa pericolosa? Ne parliamo con il dottor Luigi Totaro, chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno, dottor Totaro. Buongiorno. Che cos'è l'ernia? L'ernia non è altro che una lassità o una perdita di integrità di una determinata regione addominale che può predisporre alla fuoriuscita di alcune delle componenti presenti all'interno dell'addome, che possono essere semplice grasso, ma possono essere anche visceri, quindi potenzialmente possono anche diventare pericolose per la salute. E quanti sono i tipi di ernia? Le ernie di cui il chirurgo generale si occupa sono, come detto precedentemente, le ernie della parete addominale e che quindi possono essere un'ernia di cui molti sentono parlare durante la loro vita, che è l'ernia inguinale, che appunto fuoriesce dal canale inguinale, oppure l'ernia crurale, oppure l'ernia ombelicale, l'ernia epigastrica, che è l'ernia che fuoriesce dalla regione mediana al di sopra dell'ombelico, oppure possiamo avere delle ernie, per così dire, conseguenza di un intervento chirurgico che vengono denominate laparoceliche, che quindi non sono confinate alla regione anatomica dalla quale fuoriescono normalmente le ernie, ma possono fuoriuscire da ogni regione dove sia stata applicata un precedente incisione. Quando un'ernia diventa pericolosa e quali sono i sintomi? Un'ernia, come detto prima, può diventare pericolosa quando un viscere all'interno dell'addome entra all'interno e si impegna all'interno dell'ernia. Non sempre quindi un viscere all'interno di un'ernia rende l'ernia pericolosa, ma l'ernia diventa pericolosa quando non è più riducibile in addome, quando si dice che l'ernia diventa incarcerata. In questo caso non solo impedisce la normale funzionalità del viscere all'interno dell'ernia, ma può condizionarne la vitalità e quindi può renderlo ischemico. Quando un viscere diventa ischemico, può perforarsi e quindi tutto ciò può predisporre la cosiddetta peritonite che preoccupa molto noi chirurghi. L'intervento chirurgico come avviene? Durante l'ultimo periodo storico, soprattutto da un punto di vista chirurgico della parete, sono state fatte notevoli passi avanti e accanto al normale intervento chirurgico di ricostruzione open, che noi chiamiamo della parete, associamo anche in determinati casi selezionati interventi mini-invasivi, come la TAP o la TEP, che sono interventi laparoscopici che quindi vengono eseguiti con tre semplici incisioni sull'addome e attraverso l'inserimento di una rete nell'addome ricostruiscono l'integrità della stessa. Qual è l'incidenza nella popolazione? L'incidenza varia all'interno dei vari tipi di popolazione e in rapporto all'età, ma si può parlare di un'incidenza tra il 2 e il 15% della popolazione generale. Come detto precedentemente, tuttavia non tutte queste ernie sono pericolose. Qui all'ospedale di Cremona c'è un ambulatorio dedicato. Esatto. Questi particolari tipi di problemi richiedono un approccio dedicato poiché si parla di tailor fit surgery, cioè per ogni particolare tipo di ernia esiste un intervento specifico e tutto ciò deve seguire un percorso dedicato che per noi si svolge all'interno di un ambulatorio nel quale partecipiamo sia io, dottor Totaro, e dottor Vismarra, e il dottor Colarusso, insieme al primario, ci occupiamo di questi tipi di problematiche e basta. So che c'è una rete formativa anche a Esatto, cui fate capo. esatto. Il dottor Confalonieri, che ha lavorato a lungo con noi, ci ha insegnato un metodo e ci ha aiutato nella costruzione di un percorso, ci ha permesso di sviluppare dei notevoli skill in questo campo e che quindi ci permette di offrire, in accordo con i moderni standard della letteratura, ogni tipo di intervento chirurgico dedicato per ogni tipo di ernia della parete addominale.
E quindi quale consiglio darebbe? Innanzitutto, naturalmente, niente allarmismi. E che bisogna valutare sicuramente insieme al proprio medico di medicina generale e a un'eventuale visita chirurgica il problema, e che sicuramente nel nostro ambulatorio si troverà una soluzione adeguata che può essere in elezione, quindi con programmazione di un intervento chirurgico, oppure anche di un intervento più a breve termine per i tipi di ernia che, come prima avevo accennato, possono essere meritevoli di un approccio anche urgente.